Possiamo essere sinceri e dire che a questo punto della stagione, possiamo essere sinceri e dire che a questo punto della stagione noi non ci aspettavamo di essere qui? Possiamo dirlo o è peccato, o è una cosa che non si può dire? Possiamo riconoscere qualche merito a questa squadra finalmente, ragazzi? Possiamo riconoscere qualche merito oppure ci dobbiamo stare sempre fermi, contenuti a rimarcare i problemi? Allora, la Juve è andata a vincere anche contro la Fiorentina. È stata una gara, quella che ho appena visto, che devo dire la verità, l'ho vista molto, molto, molto strana rispetto alle altre, perché ogni volta che si va a giocare contro di loro è un problema, che c'è sempre un enorme problema dal punto di vista delle formazioni che si scontrano, perché ho notato che Allegri ha delle problematiche quando si scontra con formazioni che difendono con linee molto, molto, molto ampie, più che alte, quindi molto ampie. Però la Juve stasera comunque ha conquistato i 3 punti, e a prescindere da tutto quello che noi abbiamo visto in campo, perché ci sono state tante le cose che abbiamo visto in campo, comunque la Juve ha conquistato 3 punti d'oro, perché questi sono 3 punti d'oro, ragazzi. 3 punti d'oro. D'oro, ragazzi, dorati, capito? Perché questa è una partita sempre molto complicata, sempre molto ostica, sempre molto delicata. Quindi sono 3 punti d'oro. E la Juventus, questi 3 punti pesano, perché la Juve attualmente stiamo a novembre, siamo in un momento dell'anno in cui, io ti dico la verità, non mi sarei mai aspettato che fossimo stati lì. Ok, è inutile che vi sentite gente, come c'è gente su internet che dice no, io lo sapevo che noi eravamo da scudetto. Diciamoci la verità, ragazzi, perché dobbiamo negare le cose? Va bene, togli 4-5 giocatori all'interno della squadra, e sapete tutti a chi mi riferisco, i più forti che vi vengono in mente della Juve, c'è una buona pace, ci sono tanti giocatori che tu non puoi vedere da scudetto, no? Eppure la Juve cerca di farlo e lo fa con Allegri. Perché Allegri può essere criticato, può essere bistrata, può essere detto non mi piace, mi sta antipatico, cioè tutto quello che ti pare. Ma comunque sa come si regge una squadra, sa come tenere uno spogliatoio, cioè uno che sa come lavorare. Ed è questo il motivo per cui molte persone si arrabbiano, perché da lui ci si aspetta, perché comunque vogliamo vincere, eccetera, eccetera. Però devo dire che dopo stasera, una vittoria così importante stasera, questa è una vittoria che vale la pena veramente lodare, perché ho sentito che tanta gente, anche dopo la vittoria col Milan, dopo la vittoria che c'è stata insomma con il Verona l'altra volta, tutti quanti no, ha vinto, però ha vinto, però intanto ha vinto. Io vi dico sempre una cosa: l'importante è vincere. L'importante poi, sì, io sono consapevole che i problemi esistono, io non ti sto dicendo che va tutto bene o che la squadra è perfetta così. Attenzione a quello che ti sto dicendo, perché italiano, ragazzi, io non voglio poi sentirmi di cose che non sono vere. Non ti sto dicendo che, no, che va tutto bene, però ti sto dicendo, tu te l'aspettavi, arrivato a questo punto della Serie A, di stare lì di fronte, di stare lì sopra con altre squadre diverse, più forti? Io non me l'aspettavo. Non credo che qualcuno che fosse un po' umile e un pochino intelligente se l'aspettasse, vi dico la verità. Perché tutti vedono i limiti di rosa, perché tutti notano i problemi di rosa quali sono, perché tutti vedono le problematiche interne della Juve quali sono, e tutti i problemi che abbiamo avuto. Allora, la persona onesta ti dice: non siamo da scudetto. È una questione di onestà, eh. Io continuo a pensare che non siamo da scudetto. Io continuo a pensare che la Juve a livello mentale non sia da scudetto, perché ci mancano giocatori importanti, perché comunque siamo giovani. Quindi io lo continuo, sono coerente e ti dico: per me non siamo da scudetto. Però per ora tu stai a fare un grande rendimento, stai avendo un grande rendimento. In relazione a quello che tu hai, stai avendo un grande rendimento. Non dobbiamo far passare la classifica della Juve, il rendimento della Juve, come normale, che la Juve ha giocatori forti, 4-5, e ha poi giocatori che non sarebbero titolari in altre squadre. Non lo sarebbero titolari. Perché dobbiamo negare le cose? Perché dobbiamo far finta di niente? Ci sono dei giocatori nella nostra squadra che non giocherebbero in altre squadre importanti d'Italia. Punto. Ci sono giocatori che non giocherebbero in altre squadre, alcuni che non giocherebbero in altre squadre importanti. Da perché dobbiamo dire che noi abbiamo una squadra un po' incredibile per lo scudetto? Non ce l'abbiamo, l'abbiamo fatto nuovo mercato. È la stessa squadra dell'anno scorso, questa qui. La stessa squadra dell'anno scorso, gestita nella maniera diversa, certo, perché comunque gestita in maniera diversa, ma è la stessa squadra dell'anno scorso.
Allora, io vedo grandi cose così, perché vedo la Juve che cresce, che è una Juventus che comunque prova a dire la sua, la Juventus che cerca di lottare da questo punto di vista per avere la consapevolezza di essere grande. Ed è una cosa incredibile, perché io fino all'anno scorso queste cose non le vedevo. C'è stato un lavoro dietro, capito qual è il discorso? Negarlo fa parte di essere proprio stupidi. Cioè, negare che ci sia stato un lavoro dietro a tutto questo e che ci sia un lavoro è una cosa sbagliata, perché vuol dire che voi fate finta di non vedere, non voi, loro che contestano, fanno finta di non vedere le cose. Il lavoro c'è, poi che possa essere da 10, da 9, da 7, da 4, c'è, però c'è. Capito qual è il discorso? E se vede nei risultati, che tu sei sopra, tu comunque sei sopra, lavori per essere sopra, cosa che tu non eri all'inizio dell'anno, perché ti ripeto, non dobbiamo far passare il messaggio sbagliato. Perché poi quando si perde, se perde perché non si perde. Se si vince, no, perché tu c'hai lo squadrone, perché noi non abbiamo nessuno squadrone. Squadrone, io attuale non ce l'ha, avrà qualcun altro in Italia, noi non ce l'abbiamo. Cioè, noi abbiamo buoni giocatori e qualche ottimo giocatore, ma non abbiamo squadroni. Cioè, squadroni, squadre clamorose, non ce l'abbiamo. Basterebbe essere onesti intellettualmente per vederlo. Capito qual è il discorso? Che è una cosa che a me sembra talmente palese, talmente tranquilla e talmente serena che io non capisco quale sia il punto. Quindi mi dispiace, ragazzi, io la penso in questo modo qua. Cioè, sono abbastanza onesto nel dire le cose, sapete che quando devo lodare lodo, quando non devo lodare non lodo, capito? Però non, adesso non facciamo passare il messaggio mediante la quale la Juve è da scudetto, perché per me non lo è neanche io, non lo era prima e non lo è manco mo, però sta lavorando bene. Quindi dobbiamo essere onesti e dobbiamo dire bravo Allegri, eh? Che c'è stato da dire? Oppure non si può dire questa cosa, perché ultimamente va di moda non dirlo. Se lo dici, automaticamente sei cattivo. Allora io, a me, siccome non frega niente, io ti dico bravo Allegri. Va bene? Da questo punto di vista, bravo, perché sta lavorando bene. E questo è, siccome va di moda essere schiavi dell'anti-Allegri, allora io da questo punto di vista ti dico bravo Allegri. Però poi quando perde, quando non lavora bene, ti dico Allegri no, non sei bravo. Però adesso che sta lavorando bene, sta portando risultati, sta facendo ottime cose, io ti dico bravo Allegri. Ti dico che Allegri sta lavorando veramente molto bene. Ti dico che lui ha delle grandissime qualità, o non te lo posso dire. È normale che te lo vada a dire. È normale che io te lo vada a dire. Sarebbe bizzarro se io se non te lo dicessi con i risultati che stanno arrivando. Oppure vogliamo far finta di niente? Non possiamo far finta di niente. Sono risultati, secondo me, importanti di una squadra che comunque sta lavorando bene. Quindi, beh, no, secondo me vanno fatti i complimenti. Vanno fatti i complimenti e poi bisogna rimanere concentrati, perché ci mancherebbe. Bisogna rimanere concentrati sul pezzo, ma non facciamo finta di. Dobbiamo essere sempre concentrati, però lavorare con un certo tipo di condizione, va bene, ragazzi? Quindi fatemi sapere un pochino voi nei commenti cosa ne pensate, cosa credete voi da questo punto di vista. Voglio sapere un pochino il vostro parere personale, perché comunque voglio conoscere un pochino il vostro parere, quindi fatemi sapere un pochino cosa ne pensate.